Buonasera, avvocato. Non sapevo che fosse qui. Faccia pure, signora Schreiber. Non mi disturba. Posso cominciare dall'altra stanza, se vuole? No, gliel'ho detto. Non mi disturba affatto. Resto qualche minuto e me ne vado. Beh, come va, cara signora? Tutto bene a casa? Sì. Sì, non c'è male, avvocato. Non lo dice molto convinta, mi sembra. Quando c'è la salute non bisogna guardare troppo per il sottile. E col suo nipote? Vive sempre con lei? Sì, purtroppo abita ancora con me. Ma ha trovato lavoro? Lavoro, lo chiamo. Ogni tanto fa qualcosa. Sì, trovare lavoro è un problema. Peccato, Jorg è un così bravo ragazzo. Sapesse quanto sono preoccupata per lui, avvocato. Prima c'è stato il divorzio dei suoi genitori, poi il suo trasferimento da me. Dopo si è ammalato di nervi. E adesso speravo tanto che trovasse un'occupazione fissa. Invece ogni settimana siamo da capo. È sfortunato. Meno male che c'è lei ad aiutarlo. Senta, come può parlare tranquillamente? È successo qualcosa di grave, no? Su, coraggio, si metta a sedere. E adesso mi racconta tutto, no? Forse sto preoccupandomi inutilmente, senza averne il motivo. Però ho notato che Jorg è cambiato da un po' di tempo. Non si confida più con me, capisci? Beh, alla sua età è normale che abbia i suoi piccoli segreti. Può darsi, ma prima si confidava con me per ogni stupidaggine. Crescendo si cambia, signora. Probabilmente ora Jorg ha una ragazza. Già. Pensi che ieri all'improvviso mi ha detto di non aspettarlo perché non sarebbe tornato a dormire. Voleva restare dalla sua amichetta? Ma può darsi, ma io non so nemmeno chi sia questa ragazza. Non l'ho vista neanche una volta. E voleva trattenersi fuori a lungo? Non le ha detto quando sarebbe tornato? Sì, entro due giorni, se ho capito bene. Beh, allora coraggio, deve avere solo un po' di pazienza. Vedrà che il suo nipotino tornerà presto. E sono sicuro che gli dirà anche dove sta. Attenzione, è in arrivo sul binario il direttissimo da Amsterdam. Attenzione, ripeto, è in arrivo sul binario il direttissimo da Ehi, sveglia, siamo a Francoforte. Mi spiace, ma deve scendere, siamo già in stazione. Grazie. Le manca qualcosa? No, no, grazie. Ciao, nonnina. Oh, sei tornato finalmente. C'è qualcosa da mangiare? Mi spiace, ma io devo uscire. Sono già in ritardo per il lavoro. Se vuoi un caffè ancora caldo, ti preparo un panino. No, no, grazie. Non hai fatto colazione da lei? Da chi? Dalla donna che ti ha ospitato. Io vengo da Amsterdam. Cosa hai detto? Sì, nonna, è così. Sono stato fuori città e ho viaggiato tutta la notte. Adesso capisco perché ti serviva tanto denaro. Non preoccuparti, nonnina. Vedrai che stasera ti rendo tutto. Te l'ho promesso, ricordi? Ora devo andare, se no farò tardi. Cerca di riposare. D'accordo, ciao. Sì, pronto, chi parla? Sigrid, sono io.
Jorg, sei a Francoforte? Quando sei tornato? Tra appena 5 minuti. È andato tutto bene? Naturalmente, cara, non ho avuto alcun problema. Ti ringrazio, Jorg, sono contenta che tu sia qui, ero preoccupata. Non dovevi, ma dimmi, hai voglia di vedermi? Ehi, hai voglia di scherzare? Vieni, vieni subito, non farmi aspettare. Come mai sei ancora a casa? Non fare domande e non perdere tempo. Ma perché non sei andata a lavorare? Ma cos'è? Un interrogatorio? Piantala, capito? E cerca di venire, prima che puoi. Sì, ma non posso portarti niente, è ancora impacchettata. E tu prendine un po'. Cerca di capire, non è possibile. Se l'apro, lui penserà che io... Ma una parte di quella roba è anche tua. Però non posso prenderla se lui non è presente, questo è chiaro. Devi avere pazienza. Finché non si farà vivo. Non ce la faccio più ad aspettare. Dimmi almeno quando vieni. Ti richiamo appena possibile. D'accordo. Se non vieni subito, non so se mi troverai viva. Adesso calmati, riattacco, così la linea resta libera. Sì, pronto. Sei Jorg? Sì. Io sono Eric. Da quanto tempo sei arrivato? Da più di un'ora. Perché non telefonavi? Non mi era possibile. Stavo sbrigando un affare urgente. È andato tutto bene? Certo, nessun problema. Ah, magnifico. Che ne diresti di trovarci al solito bar fra mezz'ora? Ce la farai? Per te va bene? Sì, d'accordo. Cerca di essere prudente. Io soffro di ulcera. Niente complicazioni, intesi? Buongiorno, desidera qualcosa? Una Coca-Cola, grazie. Ehi, salve, sono qui. La sua Coca. Molte grazie. Un caffè. Buongiorno, polizia criminale. Le possiamo parlare un momento? A me? E per quale motivo? Lo saprà molto presto. Beh, se è proprio necessario... Scusi, ma non possiamo interrogarla qui. Deve venire con noi. Allora aspetti un momento. Ho ancora il conto da pagare. E va bene, faccia pure, ma si sbrighi. Su, chiami la cameriera. Sta dimenticando qualcosa? Sarebbe a dire. Questa borsa non è sua? No, no, non l'ho mai vista. Beh, dovrà provarlo. Su, venga. Quanto è? 2 marchi. Grazie. Arriva questo caffè, per favore. A capo, riprendiamo da principio. Primo capoverso. Il diritto di querela si giustifica ulteriormente sulla base dell'effettiva violazione di contratto. Infatti, fin dall'inizio del corrente anno, la ditta in oggetto si è rifiutata, in via definitiva, di iniziare i lavori di ampliamento nella tenuta, non tenendo conto degli accordi firmati in precedenza. Sì? Cosa c'è? Come, adesso? Ma che ore sono? D'accordo, sì, le parlerò, va bene, la faccio entrare subito. Si accomodi pure, signora Schreiber. Allora, signora Schreiber, cosa succede? Devo abbandonare l'ufficio anche oggi? No, e la prego di perdonare il disturbo, avvocato. Per le pulizie è troppo presto. Sono qui per York. È tornato? Sì, questa mattina. Ma mezz'ora fa mi ha telefonato dall'ufficio di polizia. È stato arrestato e io non ho capito neanche il perché, ero così spaventata.
Parlava di droga. Di droga? Ma ne è sicura? Sì, mi ha detto proprio droga. Non gliene aveva mai parlato? No, le ho detto che non si confidava più. Ma quando si è allontanato di casa in questi giorni, ha saputo dove è andato? Sì, è andato ad Amsterdam. Ha viaggiato in treno. Ad Amsterdam? Già. Forse comincio a capire cosa può essere successo a suo nipote. Ma lei non deve preoccuparsi, signora Schreiber. Vedrà che presto tutto si chiarirà. Le telefonerò io appena saprò qualcosa di più preciso, d'accordo? Grazie mille, avvocato. Però devo dirle ancora una cosa. Sì? Si tratta dei soldi. Le ho chiesto qualcosa. No, ma dovrò pur pagarlo. Ne riparleremo quando tutta la faccenda sarà sistemata. Ci conosciamo da diversi anni, mi pare. Vedrà che ci metteremo d'accordo. La ringrazio. Vedi, avvocato, il fatto è che quando lei mi ha chiesto notizie di mio nipote, io piangendo le ho detto che si era allontanato da casa, le ho tenuto nascosto un particolare. Jorg non voleva che ne parlassi, ma adesso penso che sia meglio che lei lo sappia. Gli ho dato tutti i risparmi che avevo in banca, quasi 11.000 marchi. Per farne cosa? Voleva comprare un'automobile usata. Ah sì? Con i suoi risparmi? Sì, l'avrebbe rimessa a nuovo. Poi aveva intenzione di rivenderla per guadagnarci qualcosa. Molta gente fa come lui. Ne è proprio sicura? Avvocato, il ragazzo è senza lavoro, ma ha bisogno anche lui di avere qualche soldo in tasca. Ma mi scusi tanto. Quindi ora io non posso disporre di niente. Volevo pregarla di cominciare a trattenere un mese del mio stipendio. Pagherò il debito continuando a lavorare. Per il momento non deve preoccuparsi, signora Schreiber. Ci metteremo d'accordo in un secondo tempo. Adesso cerchiamo solo di appurare cos'è successo e non parliamo più di soldi, che è la cosa migliore. Grazie. È la terza porta a destra, conosce la strada. Tante grazie. Signor avvocato, le consegno al suo cliente. Grazie. Di niente. Buongiorno, York. Sua nonna ieri è venuta a trovarmi. Mi ha pregato di assumere la sua difesa. A che scopo? Ormai tutto è stato chiarito. Sediamoci un momento e parliamone. Allora, cosa è successo di preciso? Mi racconti anche i particolari. C'è poco da dire. Sapevo cosa stavo rischiando e mi hanno preso. È tutto qui. L'hanno trovata in possesso di droga? Credevo gliel'avessero detto. Cos'era esattamente? Eroina. E quanto valeva? L'ho pagata 11.000 marchi. Ad Amsterdam? E da Amsterdam l'ha portata a Francoforte, vero? Esatto. Ha organizzato tutto da solo? Perché è importante. Non posso stabilirlo così su due piedi. Perché non prova a rispondermi? L'idea non è stata mia. Allora le hanno dato l'incarico. Presumo che conosca l'indirizzo di queste persone. Quale indirizzo vuole sapere? Quello di Amsterdam, dove lei ha preso la droga. Non vorrà farmi credere che è partito così, senza... come dire, senza un recapito preciso? Naturalmente no. E il denaro per comperarla l'ha preso in prestito da sua nonna, non è vero? Lei è un tossicomane? Io? Ma cosa le salta in mente? Oh, andiamo. Non vorrà dirmi che non si è mai drogato. Che fesserie, non sono mica scemo. Dunque lo faceva solo per guadagnare dei soldi. Quanto pensava di ricavarne? Semplice. Io l'ho pagata 11.000 marchi e avrei dovuto riceverne il doppio qui a Francoforte. A me sembrava un ottimo affare. Forse aveva ragione. Ma soltanto dopo che avrà scontato la sua pena detentiva in prigione. Vedrà se i conti tornano. Ma di quale pena sta parlando? Lei mi farà uscire, non è vero? Mia nonna dice sempre che l'avvocato Renzi è addirittura un mago. Stia tranquillo, York. Studierò come risolvere la situazione. E adesso riprendiamo il filo del discorso senza divagare. Non c'è nessuna fretta. Ho tanto tempo ormai. Però certe cose è meglio chiarirle subito. Si è presentato qualcuno al momento della consegna? No,
Noi avevamo appuntamento in un caffè e là mi hanno arrestato prima che potessi consegnare la merce e riscuotere i soldi. È stato fermato anche l'altro? Quello che lei doveva incontrare? Per quanto ne so io, no. Perché? Non era arrivato? C'era, ma è stato più fortunato di me. Cioè? In che senso? Non si sono accorti della sua presenza nel locale. Come mai? Non era seduto al tavolo con me. Sa come si chiama? Chi? La persona che doveva incontrare. Non ne ho idea. Sul serio non lo sa? Oppure non me lo vuole dire? Io non lo so e comunque non glielo direi. Bene. Ammettiamo che il giudice le creda. A questo punto lei ha commesso solo l'ingenuità di assumersi un incarico molto rischioso per conto di uno sconosciuto. Difficilmente però il giudice potrà credere che un trafficante esperto affidi un compito tanto pericoloso a una persona che non conosce. Io so soltanto che si fa chiamare Eric. E il cognome non lo sa? No. E ricorda almeno dove l'ha incontrato? In una birreria. Mi dica il nome della birreria. È la Luce Blu e so che lui è un cliente fisso. Io ero seduto a un tavolo e lui si è messo accanto a me. Poi abbiamo cominciato a parlare e lui mi ha chiesto se volevo guadagnare qualcosa alla svelta. E facilmente. Allora? Gli ho detto di sì. È stato lui che è venuto a sedersi al suo tavolo? Gliel'ho già detto. E c'era qualcuno con lei nel locale? No, perché me lo chiede? Sul serio era solo? Certo che lo ero, perché non mi crede? Perché sua nonna mi ha raccontato che lei ha una ragazza. Era con lei? Lei non c'entra affatto in questa faccenda. Ma c'era anche lei? No, non conosce quel locale e poi non è la mia ragazza. Gliel'ho detto, ero solo. Se Jörg Schreber vuole dirti solo quello che è strettamente necessario, ha ragione. Non puoi metterti a fare delle ricerche basandoti su semplici sospetti solo perché sei il suo avvocato. Io devo sapere la verità, altrimenti come faccio a difenderla? Da quando in qua la verità è diventata indispensabile? Neanche il giudice la cerca più. Tu parli come un filosofo dilettante in un circolo di belle signore. Te ne infischi completamente dei dettami di Kant e Schopenhauer. No, caro. Sei tu che te ne infischi completamente del codice stradale, se non sbaglio. Per la miseria. Non si trova più un posto per parcheggiare neanche nel garage di casa. Parliamo sul serio. Jörg Schreber non aveva mai avuto a che fare con la droga. Sfortunatamente è incappato in un trafficante professionista che ha sfruttato la sua ingenuità. Se riusciamo a dimostrare questa tesi in tribunale, la sua posizione migliorerà sensibilmente. Quel locale si chiama Luce Blu? Bene, ci proverò. Buonasera. Cosa le serve? Una birra. Chiara? Molto bene. Lei? Cosa vuole, scusi? Per favore, Jörg è tornato? No, gliel'ho già detto per telefono. Ma io ho bisogno di parlargli. Lei deve dirmi dove si trova, la prego. Allora prima mi dica come si chiama, poi mi spieghi cosa vuole da lui, altrimenti non le darò nessuna informazione. Ma è una cosa urgente! Oh, se sapesse! Lei è la sua ragazza, vero? Ma perché non si è fatto più vivo? Cosa gli è successo? Oh, glielo direi volentieri se potessi. Ma lei si metta nei miei panni, ho bisogno di saperne qualcosa di più. Ci sono tante cose poco chiare in questa sporca faccenda. Nick, un altro giro, per favore. Ecco, tengo. E con questo siamo a tre, vero? Sì. Alla salute, allora. Grazie. Ciao, Eric. Che cosa vuoi? Posso sedermi un momento? Non ho molto tempo. Sono occupato. Devi aiutarmi, Eric. Sai cosa mi serve? Hai i soldi?
Se ne avessi non starei qui a pregarti. Noi due siamo vecchi amici, no? Siamo amici, nessuno lo nega. Ma questo non significa che devi vivere alle mie spalle. Ma chi vuole essere mantenuta? Io voglio soltanto quello che dovevi a York. E chi è? Non lo conosco. Lo sai benissimo chi è. Scusate un attimo. Insomma, che cosa vuoi? Voglio solo la sua parte, capito? Eravamo d'accordo che l'avrebbe avuta appena tornato da Amsterdam. E perché non viene lui a prendersela? Perché ha mandato me. E lui dov'è? Lo sai almeno? Certo che lo so, non mi credo. Dubito che tu lo sappia. Digli pure che avrà quanto gli spetta quando mi consegnerà la merce. Cosa? Ma non l'ha ancora fatto? No. Stamattina mi ha telefonato, era appena arrivato a Francoforte. Mi ha detto che era andato tutto bene, che doveva vederti al più presto. E infatti, ma poi non si è presentato. Allora dov'è adesso? Vieni a chiederlo a me, non mi hai detto che lo sapevi. Tu devi averci imbrogliato, tutti e due. Siete voi che mi avete imbrogliato. Jorg l'avrà venduta a qualcuno che paga più di me. Non cercare di fregarmi, che gli hai fatto? Dimmelo. Dannazione, stammi bene a sentire. L'ho mandato ad Amsterdam perché non avevo quasi più niente da vendere ai clienti. E tu mi credi così imbecille da mandare a monte un affare così importante? Sentite, non potreste litigare sottovoce. Stasera la signorina è un po' nervosa. Non voglio storie qua dentro, ti porto qualcosa da bere. Domandale prima se hai soldi per pagare. No, grazie, me ne vado subito. Prima però devo dirti una cosa. Tempo fa sei stato fermato dalla polizia, vero? Da allora sono passate soltanto 4 settimane. Come hai fatto ad uscire così presto? Ora basta, finitela voi due. Diciamo pure che sono stato fortunato. Ma sì, fortunato. Spiegati meglio. Non hanno trovato neanche una prova contro di me, mia cara. Non c'erano prove, dici? Ma se lo sanno tutti che hai sempre le tasche piene di droga, ma chi vuoi prendere in giro? Dimostrare la tua colpevolezza è facile come bere un bicchiere d'acqua. Vedi un po' di farla stare zitta. Senta, un'altra birra? No, vorrei pagare. Allora in tutto sono 8 marchi e 40. Il resto è per la telefonata che devo fare. Grazie. Sì? Sono io. Credo che sia il momento giusto. Prova adesso. Lui c'è? Sì, è qui. Bene. Allora chiamo fra 2 minuti. Sì, fra 2 minuti esatti, così saprò che sei tu. Luce blu, buonasera. Buonasera. Passami Eric, per favore. Chi? Eric, è urgente. Chi parla, prego? Sono un suo amico, dovrebbe bastarti. Coraggio, chiamalo. È lui che mi ha detto di telefonare a questo numero. Aspetti, chiedo se qualcuno lo conosce. Pronto? Pronto? Ha riattaccato. Non ti ha detto come si chiamava? No, però ha parlato di una cosa urgente. Non mi piace per niente. Allora è meglio che te la squagli subito. Ti chiamo un taxi. Un taxi alla luce blu, prego. Presto, eh? Bahnhofstraße.
Scusi il disturbo, sono un tassista. Pochi minuti fa ho accompagnato qui un signore. È entrato in questo palazzo. Per caso abita da lei? Qui non abita nessun uomo. Peccato, vede, quel tizio ha dimenticato in auto un pacchetto. Io vorrei restituirglielo. Non si azzardi a salire. Vecchia strega. Scusi, sono un tassista. Poco fa ho accompagnato un signore a questo numero. È lei per caso? Sì, io sono venuto con un taxi. Circa 3 minuti fa. Perché me lo chiede? Non ha dimenticato niente? No, non credo. Eppure io in macchina ho trovato un pacchetto. Dice sul serio? Sì, una busta che contiene cibo per cani, è sua? Ma cosa dice? Io non ho cani. Beh, io ho pensato che l'avesse lasciata lei. Scusi il disturbo, signor. Drygalski. Chi non muore si rivede, eh? Buongiorno. Josef Matula. Che piacere rivederti. Herbert, che bella sorpresa. Non sapevo che ti avessero trasferito qui. Oh, sono già 6 mesi. Ah. E io che mi lambicavo il cervello per ricordarmi se conoscevo qualcuno qui dentro. Sicuro? E a quel punto ti sei ricordato di me? Figurati, non me lo sarei mai immaginato. Comunque ho avuto fortuna. A me non la dai a bere. Mi conosco bene i tipi come te. Prima ci molli tutti. Volti le spalle anche alla polizia per farti gli affari tuoi nell'illusione di arricchirti. Appena però ti trovi in difficoltà e hai bisogno di informazioni, vi spunti fuori. Allora ti ricordi dei vecchi colleghi di un tempo ed eccoti qui con le lacrime agli occhi. Sei ingiusto, Herbert, non è affatto così. Sono qui perché intendo darvi una mano. Una mano tu? A noi? Sì, sul serio. Chissà se hanno ancora la tua uniforme. Prova. Herbert, ieri sera ho fatto un colpo gobbo. E il nome del locale non te lo dico per non farmi giudicare peggio di quello che sono. Al tavolo vicino a me c'erano seduti 2 tipi che forse credevano che fossi sordo. Un giovanotto sulla trentina e una bella ragazza. L'argomento era uno solo. Droga, vero? Sì. E non ti pare un po' pericoloso ficcare il naso negli affari di gente che nemmeno conosci? Peggio trovarcisi dentro da innocenti. Piuttosto compromettente, diciamo. Non sei d'accordo? Sai, non capisco perché fai tanto il difficile. Con la droga i sistemi tradizionali non servono a molto, è risaputo. Senza qualche buona soffiata non arrivereste a concludere niente neanche voi. È ovvio che ci siano indispensabili le soffiate. Quelle delle prostitute, dei ladruncoli. E soprattutto quelle dei drogati che crepano se non si fanno la dose ogni 3 ore. E allora perché non quella di un poliziotto privato, pulito, che è regolarmente iscritto all'albo professionale e che paga anche le tasse? Dovreste tenerli d'occhio quei due, specialmente lui. Sai come si chiama? Beh, non mi è sembrato il caso di chiederglielo, ma saprei riconoscerlo. Vuoi dire nel nostro album di famiglia? Ammesso che abbiamo il suo ritratto? Esatto. Ho capito. Perché no? Non ho dubbi sul fatto che tu abbia le tue buone ragioni per chiedercelo, sia chiaro. Ma se porta qualcosa anche al nostro vile... Archivio fotografico. No. No. Un momento, aspetti, questo lo conosco. Sicuro che è lui? Credo di sì, ma... vediamo un po'. Drygalski, si chiama Eric Drygalski, esatto? Non glielo posso confermare. Insomma, lo riconosci o no? Sì, era un mio vecchio amico e ci siamo spesso ubriacati insieme. Non avrei mai pensato di ritrovarlo qui. Potrei sapere che cosa ha fatto di male. Sa, lo rivedrei molto volentieri. Lei crede di essere l'ufficio anagrafe? Adesso abbiamo in mano qualche elemento. Conosciamo chi è che ha commissionato la droga a Jörg Schreber, sappiamo come si chiama e dove abita. Abbiamo anche appurato che è già schedato dalla polizia scientifica, perciò deve aver avuto a che fare con la giustizia. Su questo non c'è ombra di dubbio. E sicuramente per traffico di droga. Questa è una conseguenza logica. È molto probabile. Ma non sappiamo nient'altro. Ho detto bene? Allora dobbiamo darci da fare, perché ci sono ancora molte cose da scoprire.
Per esempio, non sappiamo quale sia il ruolo dell'amica di Schreber in tutta questa faccenda e non sappiamo neppure come la polizia sia arrivata a sospettare di lui. Inoltre, c'è qualcosa che non quadra perché gli atti istruttori non sono completi. L'ho appurato io stesso. Mancano i dettagli relativi all'arresto di Schreber. Non risultano dall'esame dei documenti. Non si capisce se la polizia abbia avuto un colpo di fortuna o se ci sia stata una soffiata. Tu, se non ho capito male, pensi che la ragazza sia implicata in questa faccenda, vero? Più di una volta è andata a cercare Jorg, a casa di sua nonna. Ma perché? Non l'ha detto. Insiste che deve parlargli con urgenza. Allora non sa che lui si trova al fresco? Si direbbe proprio di no. E qual è il suo nome? Questo non ha voluto dirlo. Però noi abbiamo una sua foto. E da chi l'hai avuta? L'ha trovata la signora Schreber, frugando fra le cose del nipote. E come facciamo a sapere che si tratta proprio di lei? Questo lo stabiliremo quando tu l'avrai rintracciata. Ah. Ho capito, devo tornare alla luce blu. Si può entrare? No, il locale è ancora chiuso. Tanto meglio. Così non avremo testimoni. Testimoni? Cosa intende dire, giovanotto? E va bene, entri. E mi dica cosa vuole. Lei non mi riconosce? Sono stato qui ieri sera. Ero seduto in quell'angolo. E dal mio posto ho visto che lei ha cercato disperatamente di mettere fine ad una lite fra un uomo e una ragazza. Erano seduti a quel tavolo laggiù. I suoi modi erano un po' sbrigativi, almeno così mi è sembrato. Ha spinto la ragazza verso la porta, anche se quella si ribellava e non voleva andarsene. Poi però all'improvviso si è calmata. E sa perché? Perché lei le ha dato qualcosa. Non era per caso una bustina che l'uomo le ha passato di nascosto? Vuole che le dica che cosa c'era dentro? Lei per caso è un poliziotto? Fa qualche differenza? Certamente, se non appartiene alla polizia è molto meglio che se ne vada via subito. Allora le faccio una proposta. Perché non telefona per domandare se qualcuno ha mandato qui la ragazza? Può aver avuto l'incarico di prendere informazioni su un certo Eric Drygalski, cliente fisso in questo locale e noto trafficante. Insomma, cosa vuole da me? Solo il nome della ragazza. Se lei non è un agente di polizia, non sono affatto obbligato a dirglielo. Faccia come vuole. Ma se la polizia dovesse sospettare qualcosa, saranno guai. Il locale potrebbe essere chiuso. Vale la pena correre questo rischio? E va bene, si chiama Sigrid. E il cognome? Forholz. Indirizzo? Non lo so, ma può cercarselo sulla guida telefonica. Grazie per la sua gentilezza e arrivederci. Posso telefonarle da solo, eh? Buongiorno, mi chiamo Matule, sono un detective privato. Posso parlarle un momento? Per quale motivo? Vengo da parte di Jorg. Come? Jorg? Che cosa gli è successo? Mi fa entrare? Sì, prego. Allora, dov'è? Cosa sa dirmi di lui? Le ha dato un messaggio per me? È stato arrestato ieri. Non è possibile. Gli hanno trovato addosso della droga. Droga? Eroina, e per un valore considerevole. Mi spiace. Non so niente di questa faccenda. Jorg Schreber ha acquistato la droga ad Amsterdam per conto di un certo Eric Drygalski. Eric Drygalski? Non lo conosco. Ah, davvero? Eppure ieri sera io l'ho vista con lui alla luce blu. E a lei cosa interessa? Mi dica piuttosto cosa vuole da me. Vorrei sapere perché un trafficante esperto come Drygalski abbia dato un incarico così delicato ad un ragazzo come io. E io? Dovrei saperlo. Jorg non aveva mai avuto a che fare con la droga, quindi chi può averlo convinto ad entrare in quel giro? Non lo so, non lo so e non voglio saperlo. Ha finito adesso? No, non ancora. In tutta questa storia, Drygalski non ci ha rimesso niente, neppure un misero Fanning. Era presente quando Jorg Schreber è stato arrestato, ma a lui non è stato torto un capello. Non le sembra strano questo fatto? Lui? Era lì con Jorg? Sì, certo, era lì. Sedeva a un tavolo vicino al suo. Signorina Forholz, perché non mi dice che cosa c'è sotto? Ma io non so niente. È meglio che se ne vada. Peccato.
Con lei si parla bene. Anch'io l'ho ascoltata con interesse, signore, ma adesso deve andarsene. La compagnia non è ancora al completo? Questi sono affari miei, se non le dispiace. Eppure con la presenza di un'altra persona il colloquio diventerebbe più vivace, non le pare? Insomma, vuole andarsene o no? Ho capito, il suo amico non è di buon umore, o forse deve darle qualcosa come ieri sera la luce blu. Lei ora sta diventando maleducato. Vuole che indovini che cos'era? Non è molto difficile, sa? Lei non deve indovinare proprio niente, deve andarsene. Mi ha sentito? Fuori di qui! E non si faccia più vedere, non abbiamo niente da dirci. Se lo ricordi. Le ho già detto perché sono andato ad Amsterdam. Ma non mi hai detto tutta la verità e lo sai bene. Ci deve essere stata una ragione molto seria per costringerti ad affrontare un viaggio così rischioso. Le ripeto che l'ho fatto per guadagnare un po' di soldi. No, York, non insistere su questo piano. Tu non vuoi coinvolgere la tua amica Sigrid. Io non so se ne vale la pena. Ma posso dirti che la ragazza si era quasi decisa a parlare e Drygalski l'ha costretta a tacere e lo farà ancora. Basta che le passi un'altra dose di eroina. Vuoi che la cosa vada avanti finché la tua amica non ne morirà? Sì, ha ragione. Non le ho detto la verità perché volevo evitare di coinvolgere Sigrid, ma non è come pensa lei. Se vuole, ricominciamo tutto da capo. Dal momento in cui ho conosciuto Drygalski, insomma. Alla luce blu, vero? Già. E con lui c'era anche Sigrid. Era seduta al suo tavolo. Io mi sono avvicinato a loro per caso e ci siamo messi subito a parlare. Lei era molto allegra quella sera. Rideva e scherzava con tutti. Era in gran forma. Forse io ero l'unico a non sapere il motivo del suo comportamento. Aveva appena preso una dose di eroina. Magari più del solito. Io l'ho capito soltanto più tardi, quando ero a casa sua. Mentre stavamo lì a parlare, lei si è sentita male. Mi ha pregato di procurarle della droga, promettendomi che dopo sarebbe venuta a letto con me. Questo è successo 3 settimane fa. Insomma, per farla breve, mi sono innamorato di lei e volevo aiutarla. Le ho chiesto di smetterla con l'eroina, di non bucarsi. Tutti i giorni ho continuato a supplicarla e lei prometteva di non farlo più. Lo prometteva tutti i giorni, ma solo dopo essersi iniettata la solita dose. La cosa è andata avanti per un po', ma poi anche Sigrid ha capito che così non poteva continuare e mi ha fatto una proposta. Che genere di proposta? Non ce l'avrebbe mai fatta a liberarsi dalla droga se avesse continuato a vivere nel timore di restarne senza. L'unico modo per smettere definitivamente era quello di averne sempre a disposizione. Così a poco avrebbe diminuito da sola le dosi fino ad arrivare ad eliminarla del tutto. Strana terapia. Ma in definitiva, cosa ti ha proposto? Lei mi ha pregato di andare fino ad Amsterdam per acquistare dell'eroina per conto di Eric. Al ritorno avrei avuto anch'io la mia parte di droga. E con quella Sigrid pensava di tentare il suo esperimento. E tu hai accettato di andare ad Amsterdam? Certamente, mi sembrava l'unica soluzione. Sul serio pensavi di poterla aiutare regalandole tutta quella droga? Sì. Herbert, che bella combinazione. Vuoi offrirmi qualcosa da bere? Mi sembra che tocchi a te stavolta. Veramente ti stavo aspettando. Davvero? E allora sali, coraggio. No, grazie, non importa. Possiamo sbrigarcela in 2 minuti anche qui in strada. Volevo solo chiederti come mai ti interessi tanto a Eric Drygalski. Ah, qualcuno ha parlato, eh? Dovevo aspettartelo. Ammetto di avere sottovalutato il tuo collega. Non siamo tutti stupidi come credi tu, sai. Potevi risparmiarti almeno più della metà di quelle bugie. E specialmente la storia del vecchio amico che ti era così affezionato. D'accordo, hai indovinato. Volevo solo sapere qualcosa di più su quel Drygalski. Senti, ma perché ti dà tanto fastidio che quell'uomo mi interessi? Un momento, le domande le faccio io. E in nome di quale diritto pretendi che ti risponda? Matula, ti avverto, non fare il furbo. Quando tu ti accorgi che vale la pena portare avanti un'indagine, sei abilissima a riallacciare i rapporti con i colleghi di un tempo. Quindi c'è sotto qualcosa. Ammetto che avevo bisogno di un'informazione. Ho forse commesso un reato? Comunque, meglio che non ti immischi.
Capito. Finalmente sei stato chiaro. Tregalski lavora per voi, è un informatore della polizia, giusto? Ti ripeto di restarne fuori. Secondo me gli date troppa libertà e troppa fiducia. Sarebbe meglio sorvegliarlo più da vicino e controllare più attentamente i suoi traffici. Cosa intendi dire? Sai qualcosa di preciso su di lui? No, niente. Proprio niente. Comunque tieni gli occhi aperti, eh? Avvocato, il suo modo di procedere è piuttosto insolito. Almeno mi dica esattamente come intende agire. Stia tranquillo, la terrò sempre al corrente di tutti gli atti relativi alla difesa. Per prima cosa mi batterò con tutti i mezzi legali perché l'informatore venga interrogato. E cosa si aspetta? Ormai è una consuetudine, nota e giustificata, che la polizia si avvalga della collaborazione di certe persone. Sono loro che tengono i contatti con la criminalità più pericolosa e specialmente con quella che ha agganci nel traffico degli stupefacenti. Non possiamo farci niente, mi creda. E quindi si affida a quelle persone che agiscono fuori dei limiti della legge e che poi sfuggono ad ogni controllo che possa dimostrare la loro ambiguità. Se è così, sussiste il pericolo di un loro abuso. Sono questi individui che possono indurre i nostri giovani ingenui ed onesti ad entrare nel giro criminoso della droga. Il traffico degli stupefacenti può apparire un'ottima possibilità per guadagnare in fretta molto denaro. Avvocato, lei sta facendo una splendida arringa. Ma a me purtroppo interessano solo dati concreti. Gli atti istruttori di cui ho preso visione non sono completi, vostro onore. Mancano gli elementi in base ai quali è stato arrestato il mio cliente. Vorrei conoscerli. Avvocato, lei capirà che non è una cosa semplice. La polizia protegge gli informatori con tutti i mezzi a sua disposizione, altrimenti rischierebbero grossi fastidi se testimoniassero in tribunale. Sarebbero immediatamente riconosciuti e questo non permetterebbe di utilizzarli in altre indagini. Inoltre correrebbero il pericolo di essere uccisi per vendetta. Questo è un problema che non mi riguarda, signor Presidente. Comunque io intendo fare appello al codice. Secondo la legge, un testimone può essere interrogato fuori della sede processuale quando la deposizione in pubblico risulti pericolosa. All'occorrenza si configura persino la tutela dell'anonimato. Si accomodi pure, avvocato Renzi. Grazie, signore. Il testimone è presente? Sì. Le ricordo quanto prescrive la legge. Non sono consentite tutte quelle domande dirette a stabilire la vera identità del testimone. A queste perciò non si darà risposta. È data facoltà all'interrogato di parlare direttamente oppure tramite una persona di fiducia. Il testa risponderà di persona? No. Inizi pure, avvocato. È giusto dire, il testimone ha reso possibile con indicazioni dettagliate trasmesse alla polizia l'arresto dell'imputato York Schreiber? È giusto. Il testimone è un poliziotto? Lo chiedo solamente per giudicare meglio le sue risposte. Non è un poliziotto. Allora è un informatore della polizia. Sì. L'azione svolta per conto delle forze dell'ordine si è limitata al solo caso Schreiber? No. Stia a sentire. Non so neppure come chiamarlo. Lei è un uomo o una donna? Non è ammessa nessuna domanda sull'identità dell'interrogato. È vero, scusi. Allora, da chi ha avuto le informazioni necessarie? Nessuna risposta. Lei ha conosciuto personalmente l'imputato? Sì. Solo nell'ambito delle indagini di polizia oppure per precedenti contatti personali? Il test è dell'opinione che questa domanda insieme alle altre non riguardi il procedimento in oggetto, ma soltanto la sua vita personale. Non ritiene quindi di doverle rispondere. Avvocato, anch'io sono dello stesso parere. Ma se viene respinta ogni mia domanda, allora è inutile andare avanti. Il test ha ottenuto vantaggi personali con le informazioni che hanno permesso l'arresto dell'imputato. Spero che almeno a questo vorrà rispondere. Sì. Denaro? Sì. Gli sono stati concessi altri benefici? Cosa intende dire, avvocato? Ponga la domanda in termini più chiari. Alludo ad eventuali facilitazioni nell'ambito di un procedimento giudiziario a cui il test sarebbe dovuto andare incontro. Nessuna risposta. Questo conferma quanto sostengo io. È chiaro che l'interrogato ha dei conti in sospeso con la giustizia, no? E sempre a causa della droga. Ancora nessuna risposta. Bene, allora è facile dedurre che colui che sta rispondendo è uno spacciatore di stupefacenti, fermato poco tempo fa e rilasciato con la promessa di collaborare con la polizia. Il suo nome è Erik Drygalski.
Fra i suoi clienti c'è anche una certa Sigrid Forals. È una tossicomane e fa quello che vuole Drygalski perché è lui che le passa l'eroina. Lei non si sta attenendo alla procedura prevista. Perché a lei sembra sia possibile? Ecco la sua torta di fragole con la panna, come desiderava. Grazie. Allora cosa sei riuscito a scoprire? Niente di niente, purtroppo. Pensa, un testimone che rimane nascosto e non parla personalmente. E ogni domanda che gli si rivolge viene respinta perché la risposta potrebbe fornire indicazioni sulla sua identità. Una presa in giro. Un'autentica presa in giro. Sì. Disturbo? Ma no, cosa dici? Perché? Fra noi tutto è come prima, non è vero? Io non ho più niente, non mi è rimasto niente. Ma tu puoi sempre contare su di me, tutte le volte che vuoi, capito? Voglio solo parlarti. Di che cosa? Di quello che aspettava Jörg, ci ho riflettuto. Sì, non mi ha consegnato niente, ma la colpa non è sua. Sfortunatamente l'hanno preso, la polizia aveva avuto una soffiata. Perciò non trovo giusto privarti della parte che lui si era già guadagnata. Davvero? Tu saresti venuto per darmi... Tu sai cosa mi occorre, no? Certo, sono qui per questo. Ma se ti do fastidio, me ne vado. Darmi fastidio? Sono contenta di vederti. Vieni. Un momento, per favore. Prima devo chiedere all'avvocato. Sì? Chi? Bene, lo faccia passare. Una tua conoscenza, Herbert Greve. Per caso sai cosa vuole? Veramente no. Sentiamo. Si accomodi pure. Grazie. Buongiorno, caro avvocato. Buongiorno, signor Greve. Conosce già il signor Matula, vero? Sì. Immagino che siamo qui tutti per lo stesso motivo. Prego, si metta comodo. Probabilmente sarà meravigliato di rivedermi tanto presto. L'ultima volta però ha sentito solo la mia voce. Ah, era lei che rispondeva durante l'interrogatorio. Già. E chi c'era con lei? Drygalski? Lo sapevamo già, caro Greve. Ma adesso farebbe bene a confermarcelo, oppure... Sì, era proprio Drygalski. Che cosa sa di lui? Probabilmente meno di lei. Ma perché tanto interesse? Perché certi tipi ci sono indispensabili, grazie. Tenga presente che noi non potremmo combattere la criminalità senza informatori. Non credi che questo sia un po' compromettente? Noi avevamo arrestato Drygalski, ma poi lui si è offerto di lavorare con noi, aiutandoci contro i principali trafficanti di droga qui a Francoforte. Se l'avessimo trattenuto, la sua collaborazione sarebbe andata in fumo, avrebbe perso i contatti con i responsabili dell'organizzazione. Abbiamo dovuto addirittura fare finta che la sua cattura non fosse mai avvenuta. Jörg Schreber non fa parte di quell'organizzazione. Però era in possesso di droga. Sì, ma non aveva mai fatto parte del giro. Si era assunto il pericoloso compito di andare fino ad Amsterdam perché la donna che amava lo ha raggirato. Una donna sull'orlo dell'abisso. E sa perché ha agito così? Perché il vostro Drygalski l'ha costretta col ricatto. Costretta, capito? È una tossicomane irrecuperabile. E farebbe qualsiasi cosa pur di procurarsi la droga che le serve. Lei può dimostrare tutto quello che sta dicendo? Basta che la ragazza venga a testimoniare. Ma è chiaro. Lei, infatti, è l'unica persona che possa nuocere veramente a Drygalski. Andiamo. Sì.
Sei diventato improvvisamente generoso, Eric. Che vuoi dire? Mi dai quello che aspettava York, anche se... Continua. Anche se tu già sapevi come sarebbe andata a finire, non è vero? Non è finita male. Infatti, tutto si è svolto secondo i tuoi piani. Io dovevo convincere Jorg ad andare ad Amsterdam, ma non per farti portare la droga da rivendere. E per cosa? Perché così avresti potuto denunciarlo e la polizia ti avrebbe lasciato in pace. Sono tutte fesserie. Adesso ho capito tutto. Polizia! Signorina Foro, alzata! Polizia! Un medico, presto. È già sparito. Sono contenta che quella povera ragazza se la sia cavata. Sì, anch'io. Io trovo che è un tipo in gamba. E lei? Lo sarà anche di più quando avrà dimenticato tutto. E riprenderà fiducia in se stessa. Ah, guarda un po'. Il prossimo. Era l'ultimo. Naturalmente la storia non è finita. Anche se l'ordine di cattura non era conforme alla legge, non si è potuto evitare di fare il processo. Perché? Praticamente tu hai agito per aiutare Sigrid Forholz e questo è un dato incontestabile. Ma dall'altro lato ti sei reso colpevole di traffico di stupefacenti e questo è punibile a norma di legge e la legge è uguale per tutti. Vedi, se tutto fosse andato secondo i piani, la droga sarebbe stata usata per rovinare altre persone, come è successo a quella tua amica che tu generosamente volevi aiutare. Su, su, fatti coraggio. Dopotutto tua nonna mi ritiene un mago. York! York!